Benvenuti a Di Traverso, sono immagini quelle che abbiamo appena visto, che conosciamo molto bene e che noi abbiamo voluto intersecare con quelle di una struttura nota nella nostra regione perché teatro nel 2011 di un caso eclatante scoppiato con l'arrivo al centro di identificazione ed espulsione di Palazzo San Gervasio, un paese del Potentino, di un folto gruppo di rifugiati, fatto arrivare in Basilicata dopo i numerosi sbarchi, anche allora di immigrati. Ma di tutto si parlò all'epoca, tranne che di accoglienza in questo luogo dove i migranti furono costretti a sopportare condizioni disumane e disagi di ogni genere. Il flusso di sbarchi, la questione accoglienza è tornata prepotente in quest'ultimo periodo, segnata anche da vicende tragiche, nella speranza che la vicenda CIE di Palazzo San Gervasio resti solo un ricordo e che non si ripeti in Basilicata, così come annunciato dal nostro presidente della regione Marcello Pittella, che ha risposto sì all'emergenza, aprendo le porte ad un numero doppio di immigrati rispetto a quello stabilito in precedenza ed assegnato alla regione Basilicata. Il governatore Lucano, a differenza di altre regioni d'Italia, si è detto pronto ad ospitare qui in Basilicata anche 1.000 immigrati, ma la sua è stata una posizione da subito criticata. No, siamo già male noi, figuriamoci come possiamo accettare questa dispiace, cosa. Dispiace, però. Se loro vogliono così. Se loro è una regione povera, non siamo ricchi, quindi si trova così. Già c'è gente che non lavora nella nostra città, quindi come si fa accettare tutto questo afflusso di miei migranti? Ma voi pensate solo che sia un problema di lavoro? Ci possono essere altri problemi? Altri problemi? E come? Quello che succede adesso, che siamo rinchiusi in casa. C'è gente brava e c'è gente cattiva. Insomma, a me dispiace vabbè, sta gente perché arrivano, si vede. Sì, a livello di umanità sì, sì che ti dispiace, però quando arrivano tutti sicuri, i bambini. Non si è più sicuri in casa, non si è sicuri perché tu ti devi chiudere, specialmente poi chi è sola, quindi ci sono problemi. Quindi per voi è un problema? Un problema per noi anziani almeno. Ma appena facciamo mangiare i nostri poveri, come si fa a darla a mangiare a loro? Ha preso i fondelli perché lui sta solo cercando di sfruttare la situazione per pigliare soldi praticamente. Ma lei dice che stia speculando? Sicuramente, sì. Come al solito, come fanno sempre questi politici, naturalmente. Senza preoccuparsi poi di una vera e propria sistemazione per queste persone, lei crede? Penso proprio di no, che lui sta solo speculando su questo, come tutti i politici, ripeto, d'Italia, come lei già sa. Vedendo Roma, Milano, tutte queste città che sfruttano la situazione. Siamo andati a Palazzo San Gervasio, centro da sempre a contatto e alle prese anche per la campagna del pomodoro, con immigrati di nazionalità differenti, per vedere cosa ne pensa la gente e se è stato possibile creare situazioni reali di integrazione. Vediamo. My name is Happy Ahir. Happy Ahir. Where are you going? I'm going to home, room. From? From India. India? India. Good. Italia solo good. Good, good, good. Se si trovava bene qui a Palazzo. Arrivederci, buongiorno. Non lo vuole dire. Perché non lo vuole dire? Non vuole dire niente. Scusa, non dice niente. Non dice niente. Nemmeno da quanti anni sta qui? Niente domanda, per oggi. Ma allora si trova male qui a Palazzo? No, si trova però. Oggi no, perché oggi no? Oggi è un negozio. Ah, non l'ingozza oggi. È arrabbiato.
Chi l'ha fatta arrabbiare? No, nessuno ti parla, nessuno, solo il fatto di una cosa. Fatti suoi personali. Personale. Ma qui vive con la sua famiglia o è solo? Sì, la famiglia c'è tutta a posto, siamo tranquilli, siamo palazzo ai bambini. Ma lei ha bambini? Ha bambini? Sono ragazzi di 25, 24 anni. Ma vivono qui con lei? Fare i servizi militari, mio figlio, a Torino. Fatto la ferma per 5 anni. Ce lo può dire al microfono, no? Ci vuole raccontare questa cosa? Perché scappa oggi, via? Oggi. Questa biblioteca di solito è frequentata, vero, da immigrati? Sì, è frequentata. Con assiduità? Sì, tutti i giorni, quasi tutti i giorni vengono, soprattutto la mattina vengono di più. Si intrattengono qui da voi? Sì. Per collegarsi a internet, si collegano a internet. Si collegano ad internet. Internet, sì. Per poter parlare con la loro famiglia oppure per vedere delle cose, diciamo, che interessano loro, si collegano su internet. Diciamo che questa struttura per loro è una finestra sul mondo. Esatto, per loro è questo. Come si comportano? No, si comportano bene, sono abbastanza educati, sì. Non avete mai avuto problemi? No, mai avuto problemi. Abbiamo accettato umanamente, però comunque la gente è scettica, in quanto ci sono sempre alcuni che creano problemi, ecco. Certo, non sono tutti, ma... Non sempre la convivenza è facile? No, non sempre, perché comunque, ripeto, molti sono scettici e non accettano questo fatto, ecco, non accettano che vengano accolti qui. Ne arriveranno anche altri, lei è d'accordo sul fatto che la Basilicata apra all'accoglienza di questi immigrati? Sì, io sono d'accordo, perché comunque sono persone come noi, non hanno fatto niente di male, ecco, appunto muoiono in mare e quindi hanno bisogno anche loro di accoglienza, di aiuto. Però comunque, ripeto, l'importante è che non creano problemi, perché ci siano delle strutture che li accolgano, ci siano delle strutture adeguate per far sì che loro abbiano un'adeguata accoglienza. Che nei momenti in cui si dovessero trovare in difficoltà, poi insomma potrebbero anche diventare pericolosi. Beh sì, certo. Bene che siano bene. Sì, infatti, è un po' come... Bisogna stare bene nella società, perché altrimenti comunque diventano aggressivi, appunto, e creano disagio. Abbiamo sentito un attimino anche delle dichiarazioni fatte dal presidente della regione, che verranno accolti insomma parecchi extracomunitari, e noi non che abbiamo paura, però in realtà penso che non siamo pronti per accogliere tantissime persone, anche perché siamo sempre di meno qui, quindi non sappiamo neanche se sono persone che hanno dei precedenti e quant'altro, quindi vivremo una situazione un po' di paura. Lei è un po' preoccupata? Molto, molto, anche perché avendo figli, insomma, preoccupata, molto. Molto preoccupata. Effettivamente i cittadini, è chiaro che la paura c'è sempre, anche perché queste comunque sono persone che fuggono da guerre, da situazioni veramente molto 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 particolari. È chiaro che vengono nel nostro territorio. Niente, io farò un invito accorato al prefetto per, come dire, dare sostegno dalle forze dell'ordine, quindi, perché avere, come dire, un flusso migratorio di questa portata, oggettivamente la regione Basilicata sarà interessata di fatto da come dire, da anche di fenomeni di furti che non sono pochi oggettivamente in questo momento. Giustamente, poi c'è anche un'incertezza in quanto riguarda, cioè noi mica li conosciamo e quindi bisognerebbe analizzarli bene, perché tra di loro ci sono quelli che smerciano droga e praticamente chi ci rimette è la nostra comunità. In una platea molto ampia, di un influsso molto ampio di persone che vengono e che si mettono su un barcone e vengono in Italia, approdano a Lampedusa. Capisce bene che qualcuno si può inserire anche con qualche pregiudicato, insomma la micro-macro delinquenza può anche trovare occasione per, come dire, inserire in quel circuito qualcuno che proprio non dovrebbe venire, dovrebbe godere, tra virgolette, delle patrie galere, no? Per capirci. Lì, diciamo così, una sorta di anagrafe.
preventiva e a valle. Lì la sicurezza deve intervenire, oltre che diciamo, la pubblica amministrazione, ma c'è chi è preposto per fare ciò e c'è chi è preposto sostanzialmente per rimandare al mittente chi si è macchiato, chi diciamo così, ha una propensione diciamo, a eventi delittuosi. Beh, lo abbiamo sentito, si teme per la sicurezza, lo ha detto anche il sindaco, ma l'annuncio del presidente della regione Marcello Pittella dell'apertura ad un numero maggiore di immigrati da accogliere nella nostra regione ha scatenato un'ondata di polemiche. Oltre alla sicurezza si teme per la perdita di chance occupazionali con precari e disoccupati in rivolta. Se energie e risorse devono essere spese, dicono che siano spese per i lucani e per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. Ma il presidente Pittella non ci sta. E in risposta alle polemiche ribadisce sostegno pieno ai lucani in tal senso, ma anche la necessità che di fronte all'emergenza umanitaria nel popolo lucano avvenga un cambio di mentalità. Pittella ha parlato di rivoluzione culturale. Se noi viviamo questo fenomeno col pregiudizio non si fa socializzazione, ma nemmeno ne dobbiamo parlare. Cioè io una cosa che non sopporto è l'ipocrisia. Se ne parliamo dobbiamo andare avanti fino in fondo, se no dobbiamo tacere. Perché non c'è una via di mezzo. Se non possiamo parlare di inclusione sociale, degli ultimi, dei penultimi, dei bambini stuprati, delle donne violentate, pestate a morte, ce ne dispiaciamo purché stiano lontani da noi. Questa cosa non può andare per me. Io la penso così, culturalmente la penso così. E allora io voglio quello che penso, essendo presidente, vorrei trasferirlo anche agli altri, vorrei vivere nella praticità quello che dico. Da parte sua c'è un'altra rivoluzione, quella culturale. E la fase della rivoluzione culturale non è più quella della rivoluzione democratica, che ha avuto un suo tempo e un suo esito. Oggi siamo in una seconda fase, non c'è dubbio. L'approccio, il nuovo linguaggio, i nuovi metodi, esattamente hanno caratterizzato e tratteggiato una prima fase, le riforme, una prima fase. Oggi siamo in una seconda fase. Siamo in grado di seguirci su questa seconda fase? Ovviamente questo non mi sfugge mica, non va mica a pari passo al consenso. Ma quanti dei cittadini italiani e lucani chiedono a noi di non lavorare per il consenso di domani? Quanti? Tutti. E quanti poi, voglio dire, sono pronti a lamentarsi del fatto che tu lavori per una prospettiva in una visione e non per il consenso? Molti. Voglio dire, noi dobbiamo capirci, se noi non lavoriamo per il consenso, quello di domani mattina, non abbiamo più bisogno di mettere la pacca sulla spalla. Quello di Salvini. Non voglio parlare, abbiamo sbagliato anche noi, il rapporto uno a uno, serve nel momento in cui ognuno mette a disposizione dell'altro per tutti. E oggi abbiamo sfide che stanno al di sopra del singolo, questo è il tema. Lo possiamo comprendere questo? Io penso di sì, per il bene di tutti. E allora, no, allora si salva una comunità, non c'è in ballo diciamo, il carrierismo di uno. Io non sono razzista, secondo me, però è meglio che si tenesse pure un po' Pittella a casa sua, tutto cosa con quella, perché non c'è lavoro per noi giovani, che siamo disoccupati e non ci danno la possibilità di lavorare, figuriamoci gli altri. Quindi lei crede che sia solo una questione di lavoro? O anche di sicurezza? Oltre a sicurezza, perché portano malattie, portano tante cose, quell'altro, e chiedono l'elemosina, vanno chiedendo roba in giro, e anche pure il lavoro, che tolgono e gli danno loro i soldi per mantenersi. Questo è il discorso. Ma lei come crede, come si può risolvere questa questione? Però comunque gli immigrati continuano ad arrivare in Italia. Lo so che arrivano gli immigrati, io non so come decifrare sul flusso della cosa. Cioè, se pigliasse pure qualcuno, un po' la Germania, un po' la Svizzera, noi facciamo parte dell'Europa, devono andare pure da altre parti, non è che soltanto da noi vengono a sbarcare e poi non possiamo, cioè non c'è lavoro per noi.
noi camminiamo la strada e a 45 anni ancora non c'è lavoro, figuriamoci se arrivano gli altri, l'indomani che muore il genitore, non è che io vado da Pittella, dico magari senti dammi una cosa soldi per mangiare. Perché se noi abbiamo capacità di competere, voglio dire, che timore abbiamo di competere, diciamo, nella nostra terra con un nostro simile che non ha idea neanche della propria della nostra lingua? Quindi non abbiamo questo timore. Abbiamo bisogno esattamente di esercitare quel sentimento che abbiamo, che spesso ci porta a dire battiamoci il petto quando le immagini in televisione ci fanno vedere le salme delle persone annegate. Io scrivo sull'immigrazione e mi arriva un diluvio su Facebook che non le dico, lo immagina. E poi dopo 2 ore ci sono 700 morti nel Mar Mediterraneo, 700 morti nel Mar Mediterraneo e tutti ci battiamo il petto. È un fenomeno, io continuo a ripetere, che noi o lo guidiamo con consapevolezza, nella sicurezza, ovviamente nelle regole e negli steccati che è anche giusto che l'Europa metta, diciamo, nei presidi, diciamo, di controllo, oppure noi lo subiremo quel processo e subirlo oggettivamente non riporta valore aggiunto alla nostra regione. Perché la nostra regione non diventa capofila di un fenomeno, di un dibattito, di una discussione, di un moto culturale, di un sentimento e anche di una ricaduta? I rifugiati possono tranquillamente a Potenza Città, a partire da Potenza Città, fare lavori socialmente utili, che vanno dalla manutenzione al verde. Non ci sono più le strisce pedonali, il verde è in quelle condizioni che conosciamo tutti. Loro hanno vitto alloggio, una paghetta di qualche euro, e quindi possono contribuire sia dal punto di vista del lavoro socialmente utile, sia dal punto di vista senza togliere il lavoro agli altri, ovviamente. E anche avere un contributo dal punto di vista formativo e della conoscenza della lingua. Non c'è controllo perché quelli, se extracomunitari, vengono a 10 euro al giorno, 15 euro al giorno, certo la manovalanza palazzina è andata a farsi friggere. Perché a me mia moglie lavorava e faceva 130-140 giornate. Adesso perché sono venuti questi qua? Sempre per quella ragione, che vanno a 10-15 euro al giorno, mia moglie non lavora più, né disoccupazione, né contributo, né niente. Io ho visitato molte aziende grosse dell'agroalimentare nel Metapontino e io mi sono fatto dare un po' lo schema in percentuale della presenza dei lavoratori, delle maestranze lucane. Lei, mi chiedo, lei come chi ci ascolta, sa quanti sono in percentuale i lucani che lavorano nell'agroalimentare nel Metapontino, che è la terra fiorente per eccellenza, diciamo, per antonomasia del prodotto sicuro e anche straordinariamente la Florida della Basilicata. Benissimo, è una percentuale molto ridotta, forse non arriva al 30%. Quindi lei vedrebbe gli immigrati tutti agricoltori? No, io dico, noi i lavoratori della terra, dato che non sono migliaia, parliamo ovviamente di qualche centinaio. Sì. Io penso che tra piccoli mestieri ormai abbandonati nei nostri piccoli paesi e soprattutto una manutenzione delle nostre aziende, per esempio in Alsia, e un utilizzo virtuoso ovviamente anche nel settore, soprattutto nel settore dell'agroalimentare e dell'agricoltura, io penso che queste persone possano essere accolte, sostenute, attenzione, da risorse ministeriali, perché comunque queste persone che vengono sostenute e, diciamo, da risorse ministeriali del governo centrale e attraverso un percorso affidato a personale specializzato consumano un tentativo di risocializzazione e di inserimento nella società. Senza gli stagionali non si raccoglierebbe il pomodoro, né le fragole. Senza le 20.000 assistenti domiciliari che assistono gli anziani in Basilicata, gli anziani non sarebbero assistiti. Quindi si tratta di una forza che non solo serve alla Basilicata, serve agli anziani, serve ai produttori, ma serve a se stessa, nel senso che è un intreccio di solidarietà e di utilizzo della forza lavoro in termini positivi. Sono contrario, veramente sono contrario, e vi dico anche il perché. Il perché è che io prendo 450 euro, non posso essere favorevole. Se prenderei più di 1.000 euro sarei anche io
però penso che venissero tutti l'extracomunitario. Quindi, se gli altri devono stare bene, io devo stare male, a me non mi va. Abbiamo fatto una grossissima operazione responsabile in regione per i precari regionali, anche con l'approvazione di un fabbisogno del personale e con la stabilizzazione programmata di tutti i precari regionali che hanno lavorato presso le strutture della regione che la legge consentiva. Parliamo di 100 persone, questa regione, in queste settimane. Poi aggiungiamo ai ragazzi, ai giovani, in un'intervista diventa difficile, più da convegno questo, però i fondi europei noi li utilizziamo esattamente per questo, sono rivolti ai giovani, sono rivolti ai disoccupati, ci sono i bonus assunzionali, ci sono i voucher formativi, ci sono i tirocini formativi, ci sono i master per le specialità, ci sono le risorse per spin-off e per start-up, cioè l'Europa ci dà le risorse e ci dice autoimpresa, poi dobbiamo scoprire dov'è la cultura dell'impresa, perché negli anni magari non si è formata la cultura del paese, magari si è formata e radicata di più la cultura del posto. Il lucano è un grande lavoratore e però ha per lo più concentrato una buona parte diciamo così, della propria occupazione nell'edilizia in particolare, meno nell'agricoltura. Eppure c'è un mondo che gira occupazionale, oggettivo un settore molto significativo, che poteva essere nel tempo occupato integralmente o interamente dai lucani. Poi c'è una percentuale di scolarità molto pronunciata da parte dei lucani. Molti vanno all'università, è un fatto positivo. C'è una significativa disoccupazione intellettuale. E poi c'è stata una crisi del mondo produttivo che ha messo in ginocchio la nostra economia come quella italiana, e ci sono moltissime persone che hanno anche un'età per cui è difficile riprofessionalizzarli e nello stesso tempo è complesso tenerli nel mondo del lavoro. I lucani sicuramente sono lavoratori, i migliori minatori li abbiamo noi, i migliori muratori specializzati e carpentieri specializzati li abbiamo noi, hanno fatto fortuna nel mondo e hanno anche fatto la fortuna del mondo. Quel settore, quello del mattone per indennizzo, dell'edilizia, delle infrastrutture, si è fermato, perché oggettivamente si è fermato, le grandi opere non sono ferme, ne stanno partendo alcune anche in Basilicata, per cui abbiamo avuto esattamente da un lato il crollo del manufatturiero, quindi delle attività produttive piccole, medie e anche un po' più grandi imprese, e dall'altro quest'altro settore. L'agricoltura non è stata mai nella testa dei lucani, o noi abbiamo provato a fare una doppia operazione. Uno, un utilizzo dei fondi europei per nuova occupazione, le cose che ho detto prima. Sì. Due, il reddito minimo di inserimento per il pezzo dell'emergenza. Dunque la regione ipotizza l'occupazione degli immigrati soprattutto in agricoltura, un settore in Basilicata in crisi nonostante la vocazione stessa di alcuni territori e non solo. Le opportunità che la regione potrebbe cogliere attraverso l'arrivo di queste persone non si esauriscono qui. Si prevede una spesa per l'Italia di circa 1 miliardo nell'anno in corso e con l'apertura della Basilicata all'accoglienza del doppio del numero di immigrati, parecchi soldi arriverebbero anche qui da noi, nella nostra regione. Si prevede uno stanziamento di oltre 12 milioni l'anno. Non è solo la risposta dunque ad un'emergenza umanitaria, escludendo sistemazioni in grandi strutture, ma così come sta avvenendo in molti comuni lucani con i progetti SPRAR, si dovrà puntare all'accoglienza di piccoli gruppi nei nostri paesini. A parere del Presidente della Regione Pittella sarebbe favorita l'integrazione e si metterebbe in moto una rete di attività lavorative legate naturalmente all'assistenza,
creando economia indiretta. Una risposta potrebbe essere data anche al problema spopolamento dei piccoli centri. Con mille immigrati ne basterebbero 10 in ogni paese della Basilicata per fronteggiare anche questo problema, il problema dello spopolamento. Per ora attrarne anche un buon profitto sono le cooperative di solidarietà sociale. Ma io vi do un dato, cioè praticamente 2.000 persone in un anno in Basilicata significa un investimento comunitario e statale di 24 milioni. Di questi 24 milioni il 98% va per vitto e alloggio, quindi una ricaduta presso i comuni, i centri storici notevole e anche un livello occupazionale, che su 2.000 ci potrebbero essere anche 150 occupati, è un investimento industriale praticamente. Allora si tratta di organizzare bene il sistema di allocazione delle persone e dei gestori, bisogna fare una lista di gestori che fanno le proposte di interesse con determinati contenuti, di no profit, eccetera, eccetera, e questo può determinare appunto una estrema chiarezza negli affidamenti e nella modalità di gestione. Venite, entrate. Quattro del Gambia, che sono arrivati all'inizio di novembre. E mentre quattro albanesi che c'erano già da prima stanno qui con voi. Sì, io comunque non abito dentro. Sì, sono operatrice. Vengo come volontaria, aiuto, però quando capita che loro sono fuori io, diciamo, mi trattengo al loro posto. Sostituisce anche, quindi il suo è lavoro volontario. Eh sì, sì. Da una mano qui. Sì, sì, vengo sempre, tutti i giorni, e l'unica diciamo che un po' più si interessa di più, viene qualche altro, però quella che maggiormente partecipa sono io, diciamo, e quindi so qualcosa in più degli altri, non tutto perché quello che sta dentro sa tutto io. Come si svolge qui la giornata? Cosa fanno questi ragazzi? Questi ragazzi, quelli albanesi vanno a scuola. Vanno fuori paese, uno solo va alla ragioneria a Palazzo. Mentre questi del Gambia non fanno ancora niente perché non sanno l'italiano. E stanno imparando un po' con Chiara, un po' mi sembra, non so se avevano iniziato un corso qui. Ci sono dei corsi, sì, organizzati? Non lo so, se qualcosa del genere, perché sono quasi maggiorenne, manca poco. Quindi a scuola non hanno avuto il modo di andare, perché essendo venuti all'inizio di novembre. See, I go back in Gambia, but not now. But after I want to go back in Gambia. Do you like Italy? See, I like Italy so much, yeah. I like Italy. Io sono più per una accoglienza modello SPRAR, per capirci, quindi diffusa, non di grandissime proporzioni numeriche, ma diffusa su tutto il territorio regionale. E sono meno per una concentrazione magari in una landa deserta soltanto perché c'è una struttura che è capiente, che sia albergo, che sia altro, capiente, che accoglie sostanzialmente 200 persone. Perché se lo spirito che ci anima è quello di una integrazione, abbiamo bisogno di inserirli esattamente in un contesto, non in una landa deserta. E questo evita anche, diciamo così, forme di speculazione, per capirci. Allora, c'è un'economia diretta, c'è un'economia indiretta, certo, accogliere 30 rifugiati o 30 significa mettere in circuito, in moto, anche in appartamenti, in case, in strutture anche più piccole, significa mettere in moto un'economia indiretta di almeno 10 persone attraverso le gare che fa la prefettura. Perché c'è l'educatore, perché c'è lo psicologo, perché c'è il mediatore religioso, culturale, cioè voglio dire, c'è il linguistico, perché c'è un mondo che gira intorno a questo. Ovviamente, se a questo aggiungiamo anche l'aspetto della ricaduta occupazionale, per capirci, senza sottrarla. Fino ad oggi i bandi sono stati effettuati dalle prefetture, in particolare la prefettura di Potenza, e sulla base di numeri un po' alti, cioè ogni allocazione poteva riguardare anche 120-160 persone. Noi siamo del parere che
devono essere invece piccoli nuclei da allocare presso i comuni, in particolare presso i centri storici, dove ci sono molte case sfitte, che possono essere recuperate all'ospitalità, quindi piccoli nuclei anche per favorire l'integrazione, per far lavorare in attività socialmente utili questi rifugiati, per dare loro la possibilità anche di una formazione professionale. Fino a questo momento non ci sono stati in Basilicata né incidenti, né scontri, né situazioni xenofobe. Quindi una volta arrivati qui, come viene organizzata proprio l'accoglienza? Fino adesso la prefettura ha organizzato così, ha detto vi mandiamo da Roma, vi mandiamo 100 persone. La prefettura aveva fatto dei bandi, ha allocato sulla base delle richieste delle strutture che operano nel settore, strutture del volontariato, l'ARCI e così via, altre strutture del volontariato. Queste strutture del volontariato si caricano della gestione del vitto e dell'alloggio e anche di attività formative. Ora, la novità è questa, che noi tendiamo a ridurre il numero delle persone da accogliere in un singolo paese, per favorire appunto una migliore gestione e una migliore integrazione. Ci sono degli esempi bellissimi, tipo Sasso Castalda, Brienza, tanto per fare qualche nome, dove l'arrivo di questi ragazzi ha rideterminato una esplosione di intrecci culturali, dalla musica allo sport. Si vede che insomma l'arrivo di queste persone porta una vitalità nuova in questi comuni. Lei crede che sia una soluzione quella di far venire gli stranieri nei piccoli centri per ripopolarli, per non farli scomparire? La nostra la regione Basilicata, come tutti quanti ne sappiamo, è una regione che comunque c'è uno spopolamento ormai da 10 anni a questa parte. La regione si sta spopolando, siamo una regione di poco meno di 600.000 abitanti, meno di un quartiere di Napoli. Tra cui molti anziani. Di cui molti anziani, quindi abbiamo una popolazione anziana. Quindi, ripeto, queste persone, ben venga, voglio dire che sono qui in Basilicata, anche perché poi Lucano è una persona molto accogliente. Però se vengono con l'idea di lavorare, di dare una mano alla nostra regione, a contribuire a quelli che sono, diciamo, il lavoro della nostra regione, ben venga. Però bisogna pensare prima di tutto ai lucani. Io questo non sono razzista, però bisogna prima di tutto pensare ai lucani. Ecco. Ma tutta questa gente che arriverà qui in regione, lei ha paura? Pensa che ci siano problemi per la sicurezza o che comunque la Basilicata riuscirà ad accoglierli? Boh, non lo so, io penso proprio che non ce la faremo, perché già adesso ce ne abbiamo tantissime qua, specialmente nel centro, di questi che chiedono soldi, davanti ai supermercati, cioè non se ne può più quasi, quasi che ti minacciano se non gli dai soldi. Di dove sei? Nigeria. Dove? Nigeria. Della Nigeria? Sì. Ti trovi bene qui? Do you like Potenza Italy? Potenza buono, but problema mio grande. Io sto qua italiano adesso 7 anni, io documento io non ce l'ho. Fare domanda sempre. Io vieno nigeriano, io vieno nigeriano qua, io problema africano, io ce l'ho bambino africano. Adesso io non ce l'ho documento va africano. E non puoi tornare? No, because documento niente. Fare domanda avvocato sempre. Io sto qua, ce l'ho so di piccolo. Pagare a casa, un altro va avvocato pagare. Ma tu vuoi tornare a casa tua? Vuoi andare via? Adesso io non ce l'ho il documento. Non hai documento? Non ho documento. Sono 7 anni che sei qui? Sì. Io bambino mio, aspetta, marito mio africano, aspetta. Io non ce l'ho il documento, vai e vieni. Niente. Cioè quelli di soggiorno per stare qui ce li hai? Sì? Io... prima ce l'ho 3 mesi, un altro 6 mesi, finito io fare domanda sempre. Rinnovare? Sì. Ma dove vivi? Santa Maria sopra Potenza. Ma nel fitto? Sì. Paghi tu? Sì, pagare. Con quanto raccogli? Come? Con l'elemosina? Sì. Così, ce l'hai soldi vai pagare. Paghi il fitto? Sì. Luce, acqua... a casa, proprio signora. Ce la fai? Ce la fai a pagare tutto? Sì, pagare, sì. E quanto guadagni così chiedendo?
Adesso io sto qua, adesso io non so niente, adesso è giorni 10, 15. Al giorno? Io pagare e mangiare acqua, cucinare a casa. 10-15 euro al giorno? Sì, sì. Metti da parte poi? Io pagare e mangiare e va a casa a cucinare. Bambola ha finito 28, io chiama, vieni, io pagare. Mm-hmm. Sì. Ma tu vuoi tornare a casa tua, in Nigeria? Adesso io ho un grande problema africano prima. Io papà mio, moto, mamma mio, moto. Adesso qua, a piedi questo mio, boom, africano. Io girare così, io non girare bene adesso. Come sei arrivato qui? Io... La barca? Vai Libia, la Padosa, arriva a Bari. A Bari? Dalla Libia? Libia, Libia. Dalla Libia sei arrivato? Sì, sì, sì. Il viaggio tutto bene? Libia. Dalla Libia qui? No, tutto bene, tante persone africane, molto acqua. Anche? Sì, 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 sì. Sì, problema, signora, tanti problemi. Perché vai via dalla tua terra? Io vai in Nigeria, io non vai 3 mesi, io morire. Because italiano, io arrivo qua, poco, non c'è. Io vai in Nigeria adesso, 1 mese, boom, io finito. Sì. Ecco, questa è un'altra cosa da chiarire. Le persone che vedete a Potenza davanti ai supermercati non sono quelli che hanno ospitalità di rifugio. Vengono da fuori, vengono da Foggia, vengono da Salerno. Cioè sono pezzi di alcune etnie che non vivono a Potenza. E questo, ma può darsi pure che ci sia qualcuno dei rifugiati di Potenza, ma come si risolve questo problema? Si risolve con il lavoro socialmente utile e con la formazione. Se non si seguono i corridoi umanitari attivati dal governo centrale, il modo per arrivare in Italia e anche in Basilicata lo si trova sempre, anche se poi si finisce in strada vivendo di stenti. Il fenomeno dell'immigrazione nella nostra regione è però da qualche tempo tenuto sotto stretto controllo attraverso l'istituzione di una task force dedicata che sorta per gestire l'arrivo dei lavoratori stagionali da impegnare in agricoltura. Attualmente è attiva a 360 gradi proprio per contrastare caporalato, lavoro nero e altre forme di illegalità e a garanzia della sicurezza della permanenza di queste persone nei nostri territori. La campagna del pomodoro è alle porte, si attendono circa 500 lavoratori in campi di accoglienza che si concentreranno come tradizione a Lavello, a Venosa e a Palazzo San Gervasio, dove è stato ripristinato per l'accoglienza l'ex tabacchificio. Si punta anche a voler utilizzare l'ex centro di identificazione ed espulsione per sistemare i lavoratori sempre più numerosi, ma si spera innanzitutto che in questo luogo dove sono in corso lavori di adeguamento da parte del Ministero dell'Interno possa accogliere queste persone in modo migliore. È differente da quel 2011. Noi abbiamo portato le nostre telecamere all'interno dell'ex CIE. Vediamo. Siamo nella zona pipe di Palazzo San Gervasio, nella zona commerciale e anche agricola di questo comune della Basilicata. Qui ci sono presenti diverse aziende agricole e masserie, le stesse che ospitano durante la raccolta del pomodoro altri gruppi di lavoratori immigrati, e siamo di fronte all'ingresso del centro di identificazione ed espulsione. Qui verranno ospitati i gruppi di immigrati ai quali la Regione Basilicata vorrà dare accoglienza. Il sindaco ci diceva che erano in corso dei lavori all'interno per adeguare la struttura all'accoglienza, ma noi qui non abbiamo trovato assolutamente nulla.
Nell'ultimo anno, ne vado anche fiero, abbiamo dato una risposta molto più compiuta che negli anni passati al tema della dei migranti, soprattutto su Boreano e sull'area del Vulture Melfese, la raccolta dei pomodori, per intenderci. E lo abbiamo fatto in una concertazione tra attori del mondo associazionistico, la prefettura, i corpi ovviamente di polizia, le forze dell'ordine, per intenderci, e una task force che si nutre anche di collaborazioni del tutto gratuite, ma di persone di esperienza e anche di qualità culturale. Io credo che quest'anno si è fatto un passo in avanti. Non è l'ottimale, possiamo sempre migliorare la nostra offerta nell'accoglienza. Per cultura, da quando io sono presidente, da un anno, a fronte di una emergenza che è diventata una vera e propria drammaticità, che è sulla pelle, diciamo, e sulla coscienza, insomma, di tutti i cittadini d'Europa, in particolare del Mediterraneo, io credo che la Basilicata possa svolgere una funzione culturale, ma anche, diciamo così, di capofila nel Mezzogiorno d'Italia, di un Mezzogiorno che guarda il Mediterraneo, che può fare di questa criticità una virtù. E allora, come ha fatto non per i migranti, non per l'immigrazione, per i rifugiati, con la Città della Pace in Basilicata, come ha avuto modo di migliorare la sua performance, la propria performance nell'accoglienza con gli immigrati sulla questione Campagna Pomodoro, e può fare ancora di più, così si può candidare a diventare una grande città di accoglienza. È un'ambizione, ovviamente, è un processo anche culturale che va riempito di discussione, di dibattito, di socializzazione, di confronto, ma anche di cose concrete. E noi siamo qui a lavorare esattamente per provare a mettere cose concrete e anche aprire uno squarcio di dibattito. Anche in questo caso la Regione con la Prefettura e il Ministero dell'Interno gestirà un po' questa accoglienza, però per quanto riguarda la raccolta del pomodoro, che è una campagna che, diciamo, parte ad agosto e si protrae poi fino anche a fine settembre, sappiamo che il Comune di Palazzo San Gervasio ha avuto dei problemi con la Regione, diciamo che questo dialogo non è stato proprio proficuo. Perché, Sindaco? Allora, la Regione Basilicata, per quanto riguarda la stagione 2014, ha istituito un tavolo con la task force, dove il Comune di Palazzo è stato parte attiva di questo tavolo, dove la Regione Basilicata ha inteso allestire, come diciamo, accoglienza di questi lavoratori stagionali, l'area ex tabacchificio, un'area di provenienza ex ESAB, dove la Regione Basilicata lo ha di fatto acquisito. Quindi abbiamo utilizzato quel luogo insieme con la task force regionale per allestire questo centro di accoglienza per questi lavoratori stagionali per la raccolta del pomodoro. La Regione Basilicata ha messo a disposizione questi per il campo di Palazzo San Gervasio, quindi per quell'immobile, per renderlo, come dire, per dargli tutti quanti gli standard, ha dato uno stanziamento di circa 200.000 euro, dove il Comune di Palazzo si è, come dire, adoperato per allestire al meglio e consumare al meglio quelle somme. Oggettivamente oggi la Regione Basilicata non sa quell'immobile, diciamo, se lo vorrebbe o non vorrebbe dare al Comune di Palazzo. Io ho chiesto alla Regione Basilicata di poter dare quell'immobile anche per non, come dire, spendere e consumare ulteriori somme, ho chiesto un comodato d'uso gratuito di quell'immobile per poterlo guardare oggettivamente, ecco perché oggi non sarebbe bello sprecare fondi pubblici. Quindi il Comune di Palazzo San Gervasio si farebbe carico di, come dire, di guardare quell'immobile, di farlo vigilare e di utilizzarlo anche per scopi istituzionali. Quindi da ottobre quella struttura è rimasta chiusa? Da ottobre quella struttura è rimasta chiusa e non guardata. Questa è la cosa che più, diciamo, mi porta inquietudine. Cosa prevede lei per la prossima campagna del pomodoro? Prevedo un'accoglienza
così come l'abbiamo fatta nel 2014, io diciamo sono rimasto contento, anche perché è stata un'accoglienza molto dignitosa, diciamo i lavoratori sono stati in maniera dignitosa all'interno di quell'immobile, un immobile con tutti quanti gli standard, come dire, da un punto di vista sanitario, quindi c'erano tutti quanti gli standard affinché loro stavano bene, insomma. C'era bisogno in Basilicata di una task force che regolasse tutto questo, diciamo, questo settore, questo comparto? Sì, perché in Basilicata non c'è un assessorato all'emigrazione e soprattutto negli ultimi 4 anni, diciamo, c'è stato un punto di carenza enorme. In effetti la Regione non ha mai approvato negli ultimi 4 anni il piano annuale per i migranti, cioè l'ha proprio sottovalutato. La Commissione Migrazione si è riunita 3 volte nel corso di questi 4 anni, solo al momento dell'insediamento, poi non ha fatto più niente. Invece la Task Force ora come sta lavorando? La Task Force è il risultato dell'aggregazione dei dipartimenti della Regione, quindi dei direttori generali, dell'Ispettorato del Lavoro, della Questura, della Prefettura, cioè tutti quegli organi che devono essere coinvolti per un'attività coordinata e integrata. Quindi gli esiti positivi, ci sarà anche l'ultimo. Quali sono questi esiti positivi? Alcuni li abbiamo accennati anche. Ma gli esiti positivi è quello di mettere insieme le forze per contrastare il lavoro nero innanzitutto. L'anno scorso praticamente abbiamo dovuto contrastare intimidazioni molto forti ed estese, perché il caporale nero si appoggia ai caporali bianchi e qualche caporale bianco sta anche dentro strutture pubbliche. Quindi l'anno scorso con il sostegno dei carabinieri, della polizia di Stato, corpi che hanno fatto un ottimo lavoro a partire dalla struttura di Venosa, ci sono state intimidazioni nei confronti di parroci, nei confronti di membri della Croce Rossa che lavorava nei centri. La Croce Rossa l'anno scorso ha impiegato 100 volontari per gestire 2 campi e raccogliere 400 persone, non è una cosa di poco conto. Quindi ci sono state intimidazioni, sono state respinte, ci sono state delle inchieste. Quest'anno vorremmo fare di più, cioè prevenire ulteriormente il ruolo dei caporali, che stanno dentro le etnie. C'è un sistema, diciamo, verticale che vede la base dei braccianti, e c'è il caporale nero e poi c'è il caporale bianco. Bisogna rompere questo circuito. Per quanto riguarda gli assistenti domiciliari, vorremmo ripetere l'esperienza fatta appunto con i braccianti, quello di una lista di prenotazione presso un centro per l'impiego, dove si intreccia la richiesta della famiglia con la richiesta dell'assistente domiciliare. Come ha fatto per la prenotazione degli stagionali, farò la stessa cosa per gli assistenti domiciliari. Quindi praticamente possiamo dare un giudizio positivo di quello che è accaduto fino adesso, al netto dei numeri che sono stati delle volte allocate, delle persone allocate in centri diciamo lontani dai centri urbani. Per esempio quello fatto sulla Basentana, a Pisticci, non andava bene. Quello che è stato fatto a Gaudiano non va bene. Quindi col Ministero degli Interni definiremo questo accordo, che punta anche a evitare che il centro di espulsione di Pisticci possa essere utilizzato come CIE, quindi un carcere di palazzo, e quindi quel centro, che è stato attrezzato bene dal punto di vista delle camere, dei servizi, delle mense, deve essere riutilizzato per i profughi e anche per i braccianti che verranno, quando questo sarà necessario. Questo significa che bisognerà abbattere quella mostruosità riferita a quella gabbia che è stata costruita per la recinzione del campo. Questo va fatto e lo chiederemo al Ministero. Noi siamo contrarissimi che sia utilizzato come carcere, anche perché sono cambiate le norme sull'immigrazione. Cioè queste persone non hanno bisogno di un carcere, hanno bisogno di case, di essere accolti, di poter lavorare e di poter decidere dove andare. E siccome hanno già deciso dove andare, dobbiamo solamente sostenerli. Il comune di Palazzo è stato sempre un comune interessato dall'accoglienza di immigrati, perché, come diciamo, la regione sa e sa molto bene, diciamo, il nostro comune è interessato dalla raccolta del pomodoro, quindi diciamo, la nostra popolazione si è ben integrata con l'accoglienza di lavoratori stranieri.
Per quanto riguarda il centro di identificazione ed espulsione, il CIE, cosiddetto CIE, il Comune di Palazzo non è stato interessato al momento per quanto riguarda un'eventuale accoglienza, visto la straordinarietà dei flussi migratori che nelle ultime settimane si stanno consumando. Ho ascoltato tramite comunicati stampa e interviste che ha rilasciato il Presidente Pittella che vorrà accogliere queste 1.000 persone, almeno così ho sentito dire, queste 1.000 persone nella regione Basilicata. Niente, per quanto riguarda il nostro centro di identificazione ed espulsione è di competenza del Ministero dell'Interno, quindi la Prefettura, e conto che, come dire, io come sindaco del comune sarò investito di questo argomento, che è un argomento molto sensibile, molto pregnante, e che certamente io come sindaco del comune di Palazzo gradirei che sia fatta un'accoglienza umana e che rispetti tutti quanti gli standard umanitari. Palazzo San Gervasio, il CIE di Palazzo San Gervasio, nasce come struttura detentiva, è altra cosa. L'idea che sovviene nel rapporto con il Ministero degli Interni è quello di dire: possiamo trasformare quella struttura detentiva in una struttura di accoglienza? Il CIE a Palazzo è nato come centro di accoglienza, dove anche nel 2011 ci fu una straordinaria onda migratoria, dove il Comune di Palazzo ebbe ad accogliere proprio nel 2011 tutti quanti questi stranieri sono venuti qui in Basilicata. I terreni, allora, quei luoghi sono stati confiscati alla mafia, quindi noi li avevamo in gestione, poi il Ministero dell'Interno ebbe ad espropriare queste proprietà, insomma. Per realizzare questo centro di identificazione ed espulsione. Nel progetto complessivo è rientrato il Comune di Palazzo, quindi il CIE del Comune di Palazzo, per un importo di circa 2.300.000 o 2.700.000, non ricordo bene, e il Comune di Santa Maria Capovetere. Quindi sono due i CIE che sono stati, come dire, realizzati in questo momento. No dunque a grandi strutture come l'ex CIE di Palazzo San Gervasio, l'abbiamo visto, un vero e proprio carcere, anche se all'interno sono stati eseguiti lavori per favorire al meglio l'accoglienza dei rifugiati. Ma si punta all'inserimento di piccoli gruppi di immigrati nei nostri paesini. Si procederà così in regione per quanto riguarda l'accoglienza. E questo è l'obiettivo. E in Basilicata ci sono già esempi positivi di integrazione in tal senso che si registrano in alcuni paesi dove sono attivi i progetti SPRAR, e come ci racconta il sindaco di Latronico, Fausto De Maria. Devo ringraziare i miei cittadini, la parrocchia, quindi nella frazione di Agromondo riuscimmo a vincere questa sfida, perché nel luglio arrivarono le famiglie. E ad oggi, da luglio, quasi un anno, diciamo 9 mesi, devo dirmi veramente soddisfatto, perché è stata una storia bellissima, sembra che ci stanno da tanto tempo, e peraltro sono persone che raccontano la loro storia, guidano la tanga alla comunità. Abbiamo fatto giustamente qualche spostamento, ma perché all'inizio eravamo impreparati, che è una materia molto difficile e complessa, perché si capisce, perché si tratta di avere a che fare con persone, quindi non con cose, e quindi ci deve essere rispetto reciproco. Si ha a che fare con persone che non vengono qui per motivi economici, ma vengono per motivi politici, per motivi religiosi, quindi persone anche di cultura, e che quindi nella loro sofferenza bisogna trovare il modo di rispettarle. Beh, loro, devo dire la verità, c'è stata una bella storia di integrazione. Possiamo raccontarne due o tre proprio bellissime. C'è stato un docente universitario che ha fatto corsi di lingua in inglese, dato che lui era di lingua madre, per i cittadini del paese.
quindi noi siamo arrivati a un centinaio di persone che hanno partecipato ai corsi gratuitamente, quindi questo già far capire che lui si sentiva accolto, ospitato, avuto da qualcosa ai cittadini. La storia di un ragazzo che è arrivato 2 mesi fa, che oggi gioca nella squadra di eccellenza della Tronico Calcio, insieme a un altro ragazzo che gioca con gli under 18, con quelli più piccoli, quindi i ragazzi talenti che hanno dei sogni e che la popolazione li ha presi in buono, quindi c'è stata la giusta integrazione. O altre storie di 2 ragazzi madre che hanno avuto bambini che non so, appena nati, 3 mesi, 6 mesi. Da poco tempo fa abbiamo fatto la festa di 1 anno di una bambina e 4 mesi fa ad un'altra bambina, e tutto, buon parte del paese ha partecipato alle delle associazioni, ne hanno fatti i regali, quindi una storia bellissima. Come un'altra famiglia che aveva 3 figli che hanno frequentato la nostra scuola, sono stati insieme ai nostri ragazzi, hanno frequentato per 5 mesi la nostra scuola. Quindi è stato anche per i nostri ragazzi un momento di confronto e conoscere il mondo, perché molto altro si vede per televisione, ma conoscere le loro storie, conoscere, aiutare a parlare, perché poi la lingua inglese è quella che aiutava anche a far parlare l'inglese. Quindi è stato un momento di maturità per la mia popolazione, un momento di solidarietà, di accoglienza e di umanità. Chi vuole accogliere gli immigrati, di trovare posti isolati, perché la prima cosa è trovare i posti che siano più integrati possibili nel centro urbano, perché loro hanno bisogno di uscire la mattina e sentirsi cittadini di quel posto e non persone che sembrano messi lì ai margini. Avere dei piccoli sprar oppure dei piccoli centri, la chiamo microaccoglienza. Bisogna, immagino se in Basilicata 131 comuni avessero 10 rifugiati o 15 rifugiati, noi avremmo fatto la stessa cosa, avremmo trovato veramente una vera integrazione, avremmo dato qualcosa anche a questi rifugiati. E poi non nascondiamoci che c'è anche un ritorno economico nel proprio paese, perché in realtà il centro SPAR, per come si mantiene con le risorse, ci lavorano 7-8 persone che sono laureate in servizi sociali, in laurea è difficile da trovare occupazione da noi. C'è questo, c'è il fatto che poi alla fine mangiano lì, quindi c'è anche questo ritorno. Nel 2010 la Tronico, nelle strutture abbandonate della regione, oggi alberghi che sono stati per fortuna venduti a un'imprenditrice russa, furono accolti 200 persone, anche in alberghi molto fatiscenti, in un degrado assurdo. E quindi vedevamo proprio la difficoltà. Anche il paese era molto accogliente, però la difficoltà, perché è come se fosse nato un altro paese, un altro mini paese. Invece la ricetta giusta è questi piccoli, questa micro accoglienza, perché devono essere posti piccoli, centri piccoli, in cui devono avere contatto quotidianamente con la popolazione del posto. Bene, la Basilicata si sta attrezzando per accogliere questi immigrati e per fronteggiare un'emergenza che è di portata mondiale. Si spera dunque nella migliore integrazione del popolo lucano con queste persone, e vedremo anche se i lucani parteciperanno a questa rivoluzione culturale al quale si è più volte richiamato il nostro Presidente della Regione, Marcello Pittella. Si chiude qui questa nuova puntata, la quinta puntata di Traverso. Grazie per la cortese attenzione, un buon proseguimento con il palinsesto della Nuova TV. Alla prossima puntata di Traverso con le nostre inchieste.